Buonasera, 1:12 e l'ultima edizione del nostro telegiornale che iniziamo con la politica. Salvini è uno di cui ci si può fidare, questo hanno detto Di Maio e Beppe Grillo dopo l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, ma hanno precisato per il governo e per l'incarico a Premier è tutta un'altra storia. Salvini intanto dice il prossimo Premier sarà indicato dal centrodestra. Il giorno dopo delle elezioni dei presidenti delle Camere e del patto con il centrodestra che ha determinato il voto vincente per Casellati e Fico, il capo politico e candidato premier dei 5 Stelle fa di tutto per smarcarsi dall'abbraccio collega Forza Italia, Fratelli d'Italia e in vista della formazione del governo avverte: parlo con tutti, una cosa è l'accordo per le Camere e un'altra quello per il governo. E Beppe Grillo di Di Maio dice lasciatelo lavorare bene, in pace, tranquillo, e poi spiega di essere molto soddisfatto per i termini dell'intesa raggiunta fin qui. Salvini, spiega il fondatore del movimento, è uno che quando dice una cosa la mantiene, il che è una cosa rara. Intanto in Casa 5 Stelle non è del tutto digerito l'accordo con il centrodestra per i presidenti delle Camere, che non è piaciuto nemmeno a buona parte della base. Un punto su cui si inserisce anche il reggente del PD, Martina, che dice «Non mi si dica che la partita delle scelte dei presidenti di Camera e Senato è distinta dal governo. Lo dicano ai loro elettori, Lega e Movimento. C'è un disegno complessivo. Il Movimento ha perso la sua innocenza». Comunque per Matteo Salvini la musica è tutt'un'altra, infatti rilancia la propria candidatura a Premier e chiarisce nel rispetto di tutto e tutti il prossimo Presidente del Consiglio non potrà che essere indicato dal centrodestra. L'ex presidente catalano Carles Puigdemont, di ritorno in Belgio dalla Finlandia, è stato intercettato su un'autostrada tedesca e arrestato. Lunedì comparirà in tribunale per decidere l'estradizione in Spagna. Alla notizia è esplosa la protesta a Barcellona, dove ci sono stati scontri con la polizia e diversi feriti. Dopo una soffiata dei servizi spagnoli alla polizia tedesca questa mattina, Carles Puigdemont è stato fermato subito dopo aver varcato la frontiera tra Danimarca e Germania. L'ex presidente catalano ora si trova nella prigione di Neumünster. Il fermo è la conseguenza della decisione del Tribunale Supremo spagnolo che ha riattivato il mandato d'arresto ed estradizione europeo. Il leader catalano rischia fino a 30 anni di carcere in Spagna se condannato per ribellione e sedizione dopo aver organizzato il referendum che ha portato alla dichiarazione unilaterale di indipendenza. Puigdemont stava tornando a Bruxelles, dove risiede dalla fine di ottobre. Poteva essere arrestato già in Danimarca, ma si è preferito fermarlo in Germania, che ha ottime relazioni con la Spagna. Domani comparirà di fronte a un giudice tedesco che dovrà trattenerlo in custodia oppure concedere la libertà provvisoria in attesa della decisione sull'estradizione, il cui iter sarà rapido, da un minimo di 10 a un massimo di 90 giorni. Puigdemont potrebbe anche tentare di chiedere l'asilo politico. Intanto migliaia di persone hanno protestato in Catalogna chiedendo libertà per i prigionieri politici. A Barcellona ci sono stati anche momenti di tensione quando manifestanti e agenti antisommossa sono entrati in contatto. Bilancio 3 arresti e 50 feriti lievi. Ed è stata una domenica terribile in Russia perché almeno 37 persone sono morte in un rogo in uno shopping center a Kemerovo, città industriale della regione appunto russa della Siberia. E il bilancio potrebbe aggravarsi perché secondo la polizia mancano all'appello almeno 67 persone, di cui molti bambini. Le fiamme hanno avuto origine, secondo le autorità, in una delle sale cinematografiche al quarto piano per poi diffondersi al resto della struttura. Secondo i primi elementi dell'inchiesta, l'allarme non è stato subito attivato, per cui le persone che erano all'interno si sono rese conto delle fiamme solo quando ormai era troppo tardi. Anche diversi rappresentanti della comunità musulmana erano presenti oggi nella chiesa di Trèbes, sud-ovest della Francia, dove sono state ricordate le 4 vittime dell'azione terroristica di 2 giorni fa. Molti colleghi, gli amici di Arnaud Beltrame, che ha pagato con la vita la decisione di offrirsi in ostaggio al posto di una donna che il terrorista teneva prigioniera nel supermercato. Si è appreso oggi dall'autopsia che il gendarme eroe è morto per una pugnalata mortale inferta dal terrorista Radwan Lakhdim. Sul suo corpo c'erano anche diverse ferite di arma da fuoco. E cambiamo decisamente argomento, un argomento lieto, perché la giornata sportiva è stata caratterizzata dalla vittoria della Ferrari di Sebastian Vettel nel Gran Premio d'Australia.
L'emozione di Sebastian Vettel per la grande vittoria urlata subito dopo il traguardo, la soddisfazione del direttore tecnico Maurizio Rivabene che si è tolto alcuni sassolini dalla scarpa, c'è chi parla e chi fa i fatti. La gioia del presidente della Ferrari, Sergio Marchionne, non poteva esserci un inizio migliore in questo mondiale, sentire l'inno di Mameli risuonare a Melbourne è stata un'emozione per tutti. Sono questi i momenti principali di una giornata che rimarrà memorabile per la rossa di Maranello. Per vincere il primo Gran Premio della stagione e battere l'uomo che ha vinto gli ultimi quattro mondiali, Lewis Hamilton, serviva ridurre il margine di errore a zero e anche un po' di follia. Occorreva un colpo di genio che è arrivato a metà Gran Premio, quando la Ferrari ha saputo sfruttare l'attimo innescato dalla safety car dovuta alla sosta delle due Haas a bordo pista. Per far rientrare Vettel e box, il tedesco ne ha approfittato, aggredendo la sua corsia e riuscendo a rientrare in pista davanti ad Hamilton. A quel punto, alla fine, mancano 26 giri, Vettel ha gomme più fresche e a Melbourne è difficile sorpassare. Hamilton ci prova con giri veloci, ma il tedesco è bravo a resistere. A completare la grande giornata della rossa, il terzo posto da ritrovato Raikkonen. Bene, era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.